Buongiorno amici e benvenuti ad una nuova puntata di Ran TV. La nostra trasmissione oggi si apre con il primo servizio dedicato alla presentazione del programma 2016 della società Venice Marathon. Nella riunione annuale che si è tenuta la settimana scorsa all'Hotel Rousseau è stato presentato il calendario delle corse, è stato fatto un consuntivo dell'anno 2016 e soprattutto è stato presentato un nuovo amico, una new entry nel gruppo del Running Team, Eyob Faniel, una giovane e grande promessa anche per la squadra. E ora andiamo a sentire anche le interviste che abbiamo fatto al presidente Piero Rosa Salva e al capitano del Running Team Roberto Soggio. Il nostro running team è un elemento essenziale nella nostra organizzazione perché da un lato dà un senso concreto e una dimostrazione ulteriore al fatto che noi non siamo degli organizzatori professionisti di manifestazioni, ma organizziamo in modo molto professionale delle belle manifestazioni. Però soprattutto siamo tutti uomini di sport. Ricordo che tutti noi del comitato organizzatore veniamo dall'atletica, veniamo dal mondo dello sport. Quindi il team è una parte essenziale del nostro progetto di attività sportiva organizzata per gli altri, ma anche fatta per il nostro territorio. Quindi un team importante che è tra le principali società sportive della nostra area metropolitana, della nostra città metropolitana, che ha più di 100 atleti, eccetera, e che si impreziosisce quest'anno di un grande atleta, una grande promessa dell'atletica italiana, Eyob Faniel, che noi abbiamo accolto tra noi perché deve diventare la nostra punta di diamante. Come del resto vogliamo essere l'eccellenza per le gare che organizziamo, anche per l'attività che svolgiamo, e chissà in futuro magari ci occuperemo anche più dell'attività giovanile, vedremo. Roberto Soggio, siamo alla presentazione del Venice Marathon Running Team con una grossa sorpresa, diciamo. Eh sì, quest'anno la società ha deciso di tesserare speriamo, un talento, una futura promessa della maratona, dell'atletica in generale, Eyob Faniel, che farà parte della nostra famiglia e di Venice Marathon. Cosa può portare Eyob Faniel al vostro gruppo? Beh, sicuramente un grandissimo entusiasmo, e sarà, tra virgolette, in senso buono, come ho già detto prima, a lui la nostra mascotte, e lo seguiremo ovunque andrà a correre in Italia e speriamo anche in giro per il mondo. Il vostro è un gruppo che crea allegria, crea agonismo, crea podismo ogni domenica partecipando alle varie manifestazioni. Quanti siete e se qualcuno vuole avvicinarsi, come può farlo? Beh, come dici giustamente tu, come ci vedete, siamo in giro in tutto il territorio del Veneto e anche oltre, tutte le domeniche alle gare competitive. Non siamo circa 120 persone, atleti, che portano in giro il nome di Venice Marathon e soprattutto il divertimento e la passione per questo sport. Cosa dire a chi si vuole avvicinare a questo sport? Che il mondo della corsa è bellissimo. Ti dà tanti insegnamenti, tanti valori, ti fa scoprire il sacrificio, però ti dà anche tante soddisfazioni. Cosa vi aspettate dal 2016? Ma ci aspettiamo sempre il solito entusiasmo, e visto che appunto l'anno sarà ricco di eventi organizzati dalla società e a quelli che come gruppo andremo a partecipare, solo divertimento allo stato puro. Siamo con Eyob Faniel, ci eravamo lasciati alla Venice Marathon con un infortunio. Allora, intanto vogliamo sapere se ti sei ripreso e come stai. Certo, mi sono ripreso ormai da 3 settimane, quindi sta andando bene, mi sto preparando per gli obiettivi del 2016 che sono ben chiari, sono sia la mezza maratona ai mondiali che Coppa Europa, gli europei di Amsterdam a giugno. Quindi adesso ripresi e speriamo di andare bene. Oggi siamo alla presentazione della nuova annata del Venice Running Team. Squadra nuova per te, cosa ti aspetti e quali sono state le tue prime sensazioni? Visto che vivo in Veneto, che è a Cassola, quindi provincia di Vicenza, tornare in Veneto a gareggiare per una società del Veneto è un'emozione che non posso descrivere. E soprattutto, come si può dire, sono contento perché è un gruppo unito di cui sono veramente felice di far parte. Ti dico corsa, e tu cosa mi dici? Divertimento. E riagganciandoci quindi alle attività del Venice Marathon Club, a parte il calendario del Running Team, vediamo dalle voci, sentiamo dalla voce di Piero Rosa Salva, il presidente, e dal segretario generale Lorenzo Cortesi, quali sono le novità per quest'anno e le riconferme invece delle classiche attività e delle classiche iniziative della Venice Marathon.
certo, noi abbiamo ormai una struttura che lavora tutto l'anno e che ha nella Venice Marathon di ottobre il punto ovviamente cruciale, l'evento più atteso, però ormai da molti anni Venice Marathon Club organizza la mezza maratona di Cavallino Tre Porti fino a Jesolo, che poi tutte queste manifestazioni poi sono state arricchite dalla 10 km e altre prove. E poi da anni lo stesso ha avuto grande successo il Running Day del Parco San Giuliano a Mestre, che facciamo verso la fine di aprile, quest'anno è 23-24. Ormai il running sta diffondendosi sempre più e anche le manifestazioni collaterali, tipo Nordic Walking e quant'altro. Quindi noi dobbiamo dare un servizio che comincia anche con le corriper, i famosi allenamenti programmati, assistiti che noi organizziamo in collaborazione con altre associazioni sportive, peraltro, e con le amministrazioni comunali nel nostro territorio, per aiutare, per incentivare l'avvio alla pratica sportiva e alla corsa di molte persone. Poi ci sono delle novità, perché ogni anno ci viene voglia di osare e di inventare qualcosa. Quindi diamo appuntamento a tutti per la mattina del 6 febbraio, dove faremo una corsa carnevalesca, non occorre essere tutti mascherati, ma basterà una mascherina, un cappellino, qualcosa. All'alba, o quantomeno alla mattina presto, alle 8 faremo un bel giro per Venezia, che aprirà poi il weekend del carnevale. Poi una importantissima novità è questa sinergia con le comunità del Primiero, dove ci mettiamo per la prima volta in una collaborazione per una attività molto importante in montagna, con delle prove anche molto molto impegnative come la stessa maratona, eccetera. Ma di questo parleremo poi più avanti, quindi una stagione piena di emozioni che noi siamo per affrontare con la nostra bella struttura e con l'aiuto di tutti. Vi aspettiamo il sabato 6 alle 8, sabato 6 febbraio, sabato di carnevale, partenza arrivo a San Basilio alle ore 8. Si corre tutti insieme in compagnia, completamente gratuita, corri per Carnevale di Venezia, evento inserito nel Carnevale di Venezia. E alla fine ristoro finale super con frittelle, galani e vin brûlé. E questa è la special edition del 2016. Poi si parte 10 tappe in giro per Venezia, poi per il Veneto e chissà forse anche per l'Italia. Ed ora trasferiamoci in montagna, in particolare a Sapada, dove si è tenuta la prima edizione della Moonlight Jasper Run e Snow Run. Andiamo a vedere allora di che cosa si tratta. Oltre 300 i partecipanti alla prima edizione della Moonlight Jasper Run e Snow Run di Sapada. Valida come tappa della 12ª Dolomiti Jasper Tour, l'evento è stato organizzato da Sapada Dolomiti Sport Event. Due percorsi proposti. Il primo nella formula corsa Snow Run e il secondo con le ciaspe, entrambi sul tracciato di 8 km, con partenza e arrivo dal campo sportivo locale. Una vera e propria impresa, vista la mancanza di neve. Ma il gruppo di Sapada Dolomiti Sport Events, con in testa il suo presidente, il campione olimpico e mondiale di sci di fondo, Silvio Faller, è riuscita ad organizzare una gara piaciuta a tutti. È stato Mirko Signorotto ad aggiudicarsi la prima edizione della Sapada Moonlight Snow Run. La competizione di corsa sulla neve, il trevigiano ha concluso in 21 minuti e 40 secondi. A 7 secondi Giorgio Dall'Osta, terzo Eddie Nani. Al femminile, gradino più alto per Nicole Guidolin con 27 minuti e 26 secondi, seguita dall'atleta di casa Katrin Krater e terza Raffaella Mario. Per quanto riguarda il percorso della Sapada Moonlight Jasper Run, vittoria al maschile di Francesco Baldessari con il tempo di 25 minuti e 14 secondi. Secondo posto per Alessandro Maraspin, con 25 minuti e 57 secondi. E terzo il bellunese Daniel De Battista, 26 minuti e 8 secondi. Al femminile, vittoria della veneziana Monica Penzo, con 30 minuti e 43 secondi. Seguita da Marta Dalfarra, 31 minuti e 58 secondi. Insomma, Sapada Moonlight, Jasper Run e Snow Run, buona la prima! Ed ora invece facciamo un passo indietro. Si è tenuta qualche settimana fa a Cavrie di San Biagio di Callalta una bella corsa. Era una giornata splendida, un percorso misto, un po' sull'asfalto e un po' sull'argine, in mezzo alla natura, e andiamo a vedere anche questo servizio insieme. Si è svolta a Cavrie di San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso, la 23ª edizione della Drio e Rive Meulo Vallio. Corsa podistica non competitiva organizzata dal gruppo podistico Vanti Tutta Pero, da Ideal Door Liberta San Biagio e dal gruppo Sagra di Cavrie. È una mattinata fredda e allora i nostri amici runner si riscaldano correndo, facendo esercizi di stretching
o cercando le zone riscaldate dai raggi di un tiepido sole. È la partenza degli oltre 1700 partecipanti. Tre percorsi, 6, 11 e 19 chilometri. Quest'anno veramente il tempo ci ha dato ragione di questa manifestazione. Perché piace così tanto questa corsa? Perché è da 23 anni che la facciamo, il motivo è solo quello, l'importanza della corsa e poi il percorso che è veramente un percorso diverso da tutti gli altri, perché si chiama Meolo Vallio perché appunto percorriamo nel percorso della gara i due fiumi che intersecano qui proprio nel paese, nella frazione di Cavrie. Parte fondamentale di ogni corsa sono i volontari, quanti sono quelli qui della corsa di Cavrie? E siamo un centinaio. Un centinaio, sì, di giovani, molto giovani. Abbiamo anche l'apporto e il supporto di un gruppo scout di ragazzi giovani che aiutano adesso e alla fine per fare la differenziata. Arrivano quelli della 6 chilometri. Il primo è Pierluigi Menin. È un bel percorso e non ho faticato neanche tanto. E basta, nient'altro. È la tua distanza abituale? Sì, la faccio quasi ogni domenica. Prima il femminile, invece la giovanissima Alice Barbisan. Allora Alice, sei stata la prima nella distanza corta, è la tua distanza abituale? Sì, di solito sì, cioè, ho fatto anche un'altra gara quest'anno e farò un'altra gara il 7 febbraio e proverò per la prima volta i 6 km. Come ti sei avvicinata alla corsa? Ho fatto pattinaggio artistico a livello agonistico fino all'anno scorso e poi ho scoperto questa nuova passione quest'anno, insomma. La consigli come disciplina sportiva ai tuoi coetanei? Beh, direi di sì, soprattutto se piace correre all'aperto, anche per stare fuori dopo una giornata di studio per scaricare la tensione. Tocca ora a quelli della 11 km. Primo a tagliare il traguardo, Diego Baù. Secondo, Mattia Picello. Ma un percorso molto bello, tutto pianeggiante. E in particolare tutta una campagna molto bella, un po' ghiacciato, però bellissimo come giornata. Altri arrivi ancora. Ecco Giovanni Schiavo. È stata una bellissima giornata, intanto fredda, ma il percorso è stato molto bello. I primi 5 km su asfalto, i secondi 5 km, anzi 5-8, erano su sterrato. Uno sterrato che quest'anno, per fortuna, vista la giornata ghiacciata, era abbastanza duro, si è corso bene, un percorso segnato, un bravo agli organizzatori. Per le donne, sempre nella distanza media, prima la Paloma Morano Salado, seconda Mariana Bedini e terza Alessia Bragato. Bene, bene, e anche un po' sorpresa perché non mi aspettavo di arrivare la prima, perché ero arrivata giusto per fare una corsetta, per allenarmi, perché è un po' un periodo che non mi alleno più di tanto per altri motivi, ma... Sono contenta e molto soddisfatta. Bellissimo, un po' di ghiaccio, un po' di fatica per quello, però per il resto bellissimo. Una bella giornata, stupenda. Valeva la pena farlo. E dal 2016 cosa ti aspetti sportivamente parlando? A fare qualche mezza maratona. Vorrei fare quella di Venezia, anche la maratona che è a settembre. Cioè, ho un po' di progetti, ma vediamo come può andare avanti. Scusa, hai aggredito oggi? Oggi ho aggredito, sì. Un bel percorso, però ho avuto una lepre non indifferente che mi ha aiutato. Però bello, bello, bellissimo. E mentre gli atleti arrivati vivono un momento di cordialità nel capannone Ristoro, ecco quelli della 19 chilometri. Primo, Roberto Granzotto.
Ho trovato un percorso abbastanza difficile da affrontare. Sapevo che solitamente qua c'era molto fango, oggi con questa giornata molto fredda invece sì, abbiamo trovato tanto ghiaccio sul percorso. È stato forse anche meglio per me, perché io sono uno che soffre abbastanza i terreni pesanti. Comunque è stato un ottimo allenamento oggi, un ottimo allenamento in vista della preparazione della Treviso Marathon. E niente, adesso proseguiamo sempre con gare da 20 km e speriamo di far bene. Com'è andata? Benissimo, grazie, tutto bene, dai. Bel giro, freschetto oggi, però vale sempre la pena. Il percorso? Percorso bello, ho fatto i 21 km, mi ricordavo più argini, mi ricordavo un po' più fango, invece è andata bene, poi col ghiaccio era tutto duro, quindi a posto, insomma. Per le donne, invece, la prima a tagliare il traguardo è Paola Dalmas, seconda Laura Modolo. Un percorso bellissimo, scorrevole, divertente, poi avevo un'amica in bicicletta, abbiamo chiacchierato, una gara proprio in scioltezza, molto bello, complimenti, bella organizzazione. È la tua distanza preferita? Sì, dovevo fare la 10, poi ho visto il video e ho detto vado, perché è proprio bello, sì, la 21 o le maratone, con queste giornate qua è proprio bello correre. Cosa ti dà la corsa? Mi dà un senso di libertà, di felicità, proprio mi fa stare bene, è la mia medicina, tra virgolette. Allora, Laura Modolo, sei arrivata seconda, cosa ti porti a casa da Cavrie? Una bella soddisfazione di essere arrivata a fare 20 km, non me l'aspettavo, e sono contenta perché sono riuscita a tenere bene, insomma, il ritmo e tutto quanto. Il percorso? Percorso bello. Nel senso, campi, però era bella ghiacciata la terra, quindi non c'è stata tanta difficoltà, insomma. Mi è piaciuto come percorso, misto, asfalto e terreno, insomma. In attesa delle premiazioni continuano gli arrivi e si vivono momenti di cordialità in zona ristoro. Il tutto in un clima di completa amicizia. Un'amicizia che si vuole continuare a vivere anche nel dopo corsa. Abbiamo un pranzo dopo con i miei amici Luca Solone, Gabriele Fantasia, Pietro Bernardoni, Massimo Moratti, Marco Pavan. Abbiamo creato un nuovo gruppo, il gruppo Star Mouse. Oggi abbiamo fatto anche le canotte, cioè l'inaugurazione proprio del gruppo, quindi l'anno inizia benissimo. E sempre in merito a questa corsa a Cavrie, la giornata era bella, come vi dicevo, ma faceva molto molto freddo effettivamente. Allora andiamo a sentire l'intervista che abbiamo fatto per voi, che abbiamo realizzato per voi, e abbiamo intervistato Marco Boffo e Giovanni Schiavo, che ci daranno appunto dei consigli e dei suggerimenti su come prepararci a delle gare quando il tempo è così freddo, come vestirci e come affrontare appunto temperature piuttosto rigide. Andiamo a sentire quali sono i loro consigli. Giornata fredda, come ci si prepara alla partenza? Ci si prepara scaldandosi un po' più del solito, si parte leggermente più coperti e visto che non sono manifestazioni a carattere molto competitivo si può partire anche leggermente più coperti. Questo è un consiglio che io mi sento di dare un po' a tutti, a chi corre a 5, a 6, è meglio partire un po' coperti e scoprirsi magari durante il percorso se la giornata si apre come oggi. E nel caso di giornata fredda, la colazione è un po' diversa da quella normale? Ma io sono una persona un po' anomala per quello che riguarda l'alimentazione, faccio una colazione normale, la faccio 3 o 4 ore prima, fette biscottate, marmellata e poi solo scaldarsi bene prima della partenza. Questo è l'unico consiglio che mi sento di dare a tutti. Per quelli che iniziano da poco, una giornata come oggi, la prima cosa da fare una volta che si è terminato l'allenamento o che si è terminata la corsa? Cambiarsi subito, perché con questo freddo, questa umidità, lasciarsi addosso l'abbigliamento bagnato, sudato, assolutamente poco salutare. Quindi cambiarsi, poi bere, idratarsi subito con qualcosa di caldo e cercare di recuperare il prima possibile. Fare un buon pranzo con tutti i macronutrienti, carboidrati, proteine, frutta e verdura e, visto che è domenica, riposarsi al pomeriggio. Bene, concludiamo anche oggi questa bella puntata di Run TV. Io vi abbraccio e vi saluto e vi rimando come sempre alla prossima puntata. Sempre i vostri suggerimenti, le vostre opinioni, i vostri filmati, curiosità, l'indirizzo in sovraimpressione. In questa giornata un po' uggiosa e un po' freddina, io quasi quasi vado a mettermi le scarpe da corsa e mi vado a scaldare correndo. Vi saluto e vi aspetto alla prossima. Grazie ancora e ciao a tutti.